Durante l'inverno del 2001 abbiamo iniziato le registrazioni del nuovo album dopo Panic. Questa volta abbiamo lavorato con un team di produttori americani, David Schiffman e Fabrizio Grossi. Abbiamo iniziato prima a riordinare le idee con un breve periodo di preproduzione fatto in Italia, dove ci ha raggiunto Fabrizio Grossi, che è un italo-americano che ha lavorato con ogni tipo di artisti nell'ambito del rock, con il quale poi ci siamo trovati subito in perfetta sintonia. Dopodiché, una volta esaurita questa prima fase di preproduzione, tutta la band si è trasferita per un certo periodo a Los Angeles, dove Fabrizio aveva il suo studio personale. Lì abbiamo fatto le prime registrazioni, poi in seguito ci siamo spostati nello studio di Schiffman per dare i ritocchi finali. È stata la prima volta che la band ha lavorato a Los Angeles, è stata una piacevole esperienza. L'ambiente era molto professionale e gli studio dove avevamo registrato erano proprio vicini ad Hollywood, per cui abbiamo avuto anche un po' di tempo libero per fare del turismo. Sentiamo. She was my lover, the monster whore. She was my yellow nerve. Il disco che abbiamo realizzato fu intitolato Human Anomalies. Concettualmente era una sorta di viaggio nel mondo di tutte le anomalie e delle brutture, dove questa volta cercavo di analizzare l'orrore, però l'orrore nascosto dentro la nostra mente. Ho usato come metafora il circo dei Freaks, dove l'essere diverso, ma diverso fra virgolette, diventava come uno specchio deformante di tutte quelle che sono le nostre ossessioni quotidiane. Era un concept sia musicale che lirico diverso, più moderno da quello classico, horror, esoterico, gotico, che avevo trattato magari fino a poco tempo prima. Però sicuramente era un concept più inquietante, perché riguardava tutti noi più da vicino. Vorrei che voi foste qua con me per sentire tutte le vibrazioni che ci sono nell'aria in questo momento. Io ogni volta che vengo a vedervi dal vivo, per me è veramente un'esperienza spirituale, mistica. Veramente non è solo musica, c'è qualcosa di più e si sente. Nei concerti che abbiamo fatto a supporto del disco ho cercato di ricreare una specie di ibrido moderno fra il teatro francese del Grand Guignol e l'ambiente del circo, dove i ragazzi suonavano dietro delle gabbie ed io ero vestito come classico presentatore circense di inizio secolo. Il concerto è oltre, è andato oltre. Ho visto The Master, Steve, un'emozione indescrivibile, The Master, non ho parole per esprimere quello che sto provando in questo momento. Io sono venuto dal sud per vedere te stesse, sono stati spettacolari. Time for all, no control, free for all, body and soul! Wow! Dopo il tour di Human Anomalies abbiamo preso un periodo di pausa per riordinare le idee e cominciare a pensare alla composizione del nuovo album. Un progetto che ho chiamato The Seven Seal perché magicamente si trattava di un settimo e ultimo sigillo di un'operazione magica iniziata molto tempo fa. Ho approfittato allora di questo tempo libero per colmare alcuni vuoti lasciati durante questo primissimo periodo della prima line-up del TSS. Anche per far contenti tutti quei fan che hanno sempre negli anni continuato a cercare le nostre prime introvabili incisioni. Quindi ho riunito tutti i demos, le vecchie registrazioni live, le registrazioni in sala prove, in studio, tutto ciò che avevo relativo alla prima line-up, quella appunto del periodo 77-82,
le ho ripulite, rimasterizzate e messe su un unico supporto, che ho intitolato come il nostro primo demo del 79, The Horned God of the Witches. Poi è uscito nel 2004 in tiratura limitata e ha riscosso un buon successo, tanto che il mini tour di supporto che avevamo organizzato, visto anche le continue richieste ricevute, si è protratto per molto più tempo di quello che avevamo previsto e ci ha portato anche in posti dove non eravamo mai stati prima. In questo tour abbiamo coerentemente poi deciso di riproporre soltanto le vecchie canzoni, anche quelle che magari non facevamo più in scaletta da diversi anni, e di usare le vecchie scenografie, i vecchi trucchi, il make-up e i vecchi costumi di scena. È stato perciò un tuffo nel passato al 100%, che ci siamo comunque divertiti molto a fare, anche come una sorta di regalo verso tutti quei fan che da tempo sognavano una cosa del genere. We can help bring enough chains. We're here, wanted.